un cantiere aperto, un luogo dove sperimentare nuove strategie per il futuro cercando di conciliare tutti i vincoli e le necessità. È questo quello che si è voluto creare a Ventotene, la piccola isola dell'arcipelago Pontino, trasformarla in un territorio ad emissioni zero. Una grande sfida per chi ha preso parte al progetto Ventotene Isola ad Emissioni Zero, promosso dalla Regione Lazio in sinergia con il Comune di Ventotene. E proprio accettando questa sfida, il Polo per la Mobilità Sostenibile, POMOS, che fa capo al Dipartimento Infocom della Facoltà di Ingegneria della Sapienza, Università di Roma, ha messo a disposizione del Comune di Ventotene le proprie conoscenze tecnico-scientifiche, con lo scopo di realizzare una sperimentazione sul territorio comunale finalizzata alla creazione pratica di un sistema di mobilità sostenibile permanente. Il Dipartimento Infocom è fortemente impegnato attraverso il Polo della Mobilità Sostenibile che coordina nel progetto Ventotene Emissioni Zero per diversi motivi. In primo luogo perché possiamo attraverso questo progetto mettere a disposizione le nostre conoscenze sulle tecnologie più avanzate, in modo particolare sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. E poi perché il carattere simbolico di questo luogo, l'isola di Ventotene, è importante perché si sperimenta un nuovo modo di fare mobilità oggi per evitare l'inquinamento. Non bastano più, come si faceva nel passato, le targhe a terne, ma serve una nuova cultura della mobilità. Allora, attraverso questo progetto noi possiamo far capire ai cittadini che oggi è possibile muoversi con veicoli diversi, veicoli di piccole dimensioni, alimentati elettricamente o con motori ibridi, e questo è il futuro per quanto riguarda la mobilità. Allora, attraverso questo progetto possiamo far capire anche alle altre città, in particolar modo città grandi, caotiche come la città di Roma, che con una politica giusta, incentivante, è possibile spingere i cittadini ad andare in questa direzione. L'obiettivo è quello di implementare modelli di mobilità sostenibile attraverso l'introduzione di mezzi elettrici, al fine di rendere l'isola un territorio a emissioni zero. Intervento questo che ha significato operare attraverso un contributo di sistema, per dimostrare che un progetto di mobilità sostenibile nasce e persiste se si costruiscono le premesse affinché il suo utilizzo diventi permanente. Il progetto è stato quindi pensato in modo triplice. Il primo passo è stato la scelta della flotta più idonea, arricchita di nuove vetture, alcune delle quali sperimentate e realizzate dagli stessi ricercatori di POMOS. Sono stati infatti inseriti 3 mezzi in grado di trasportare persone, 3 mezzi in grado di utilizzati per il trasporto merci ed un mezzo speciale per tutto ciò che è legato al ciclo di smaltimento rifiuti. Di pari passo sarà cura del Polo per la Mobilità Sostenibile sperimentare una serie di prototipi innovativi, sempre a trazione elettrica o ibrida. Questi potranno essere veicoli di preserie o comunque delle modifiche di veicoli commerciali o prototipi che noi realizziamo presso i nostri laboratori del Polo per la Mobilità Sostenibile. Il passo successivo è stato la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica armonizzata con il resto del progetto e che prevedesse la produzione da fonte fotovoltaica. Ed infine, la costruzione di una struttura telematica che permettesse di sostenere diverse funzioni, tra cui il controllo delle flotte, nell'ottica di una politica ottimizzata di gestione. La sperimentazione sul campo, iniziata nell'estate del 2009, conta 2 fasi principali e si concluderà alla fine del 2010. Insieme al Polo per la Mobilità Sostenibile, hanno partecipato attivamente al progetto partner aziendali di rilievo, come Piaggio, che ha fornito i mezzi oggetto dell'esperimentazione, ACI Consult, che ha dotato l'isola delle infrastrutture necessarie al progetto, e CNOSFAP, che si occuperà della formazione tecnico-professionale degli operatori locali del Comune di Ventotene.
Il progetto Ventotene Isola Emissioni Zero ha consentito quindi di evidenziare l'importanza delle azioni di partenariato fra istituzioni diverse ed aziende. Da una parte gli enti locali, osservatori diretti delle esigenze e delle istanze del territorio. Dall'altra l'università e le imprese che hanno lavorato a stretto contatto, instaurando una vantaggiosa collaborazione al fine di diffondere una nuova cultura che ha come punti cardini la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile. A me sembra che sia importante sottolineare che la capacità che ha avuto l'amministrazione e l'università, ovviamente accompagnate da un ente come la Regione, ma non sarebbe stato sufficiente da solo, dicevo, la ricchezza è stata la capacità di capire che o questo era un progetto industriale o se fosse stato solo un progetto di intraprendenza, di promozione, non ce l'avrebbe fatta. Le difficoltà le abbiamo superate proprio per la dimensione industriale del progetto e su questo qui va dato un riconoscimento ovviamente all'università, all'amministrazione locale e al partner industriale. La finalità del progetto è quindi quella di definire e sperimentare un modello virtuoso di mobilità a forte connotazione innovativa, comprensivo di attività di valutazione e riscontro quantitativo dei benefici ottenuti in merito alle metodologie e tecnologie impiegate. Il tutto per mettere a punto un know-how sulla mobilità sostenibile che possa essere replicato anche in altre realtà, sia del Lazio sia al di fuori della regione, centrando tre obiettivi: una migliore tutela dell'ambiente, una maggiore competitività delle imprese del campo e una cultura della sostenibilità. Già abbiamo suscitato diverso interesse riguardo il progetto di Ventotene, abbiamo raccolto delle testimonianze di interesse da contesti ulteriori, tipo altre piccole isole italiane, ma anche contesti territoriali che non siano isole. Per esempio il comune che ci ospita, Cisterna di Latina, ha deciso di intraprendere insieme a noi un altro percorso di tipo sperimentale, adeguando il proprio parco auto con i criteri della mobilità sostenibile e adeguando le infrastrutture per gestire tale parco. C'è un aspetto di comunicazione che è molto interessante in un progetto del genere e che nel nostro caso si è esteso anche a livello internazionale, perché essendo implicati in un progetto europeo che si chiama Press for Transport, Ventotene è stato scelto come uno delle best practice da divulgare all'interno di questo progetto. Naturalmente tutto questo noi lo facciamo sempre con la filosofia e con l'intenzione di dare continuità alla nostra azione, di non fare un'operazione solo di facciata e di immagine, ma di renderla perdurante nel tempo e, se vogliamo, migliorabile.